Buonasera, sono Eleonora Pisperani per le interviste. Questa sera ho un ospite graditissimo, ormai è di casa ed è il nostro Giovanni Antonio Michi, che voi saprete benissimo che è uno scrittore, ha la sua seconda pubblicazione, è un opinionista, un blogger e addirittura un critico d'arte. Questa sera io vi parleremo insieme del suo fantastico secondo romanzo che è Il girone dell'amore e vi devo dire che Giovanni si è superato. Avevo qualche remora, invece vi dico che proprio è godibilissimo. Quindi cedo la parola al nostro ospite di stasera. Ciao Giovanni. Ciao Eleonore, ciao a tutti, grazie per avermi nuovamente invitato in questo splendido salotto che vedo che assume sempre forme più belle. Un'atmosfera Grazie. calda, e tu lo sai che le atmosfere calde mi piacciono, quindi so di Giovanni, poter. hai fatto un salto letterario davvero notevole. Ho trovato una versione di te con il girone dell'amore, devo dire insolita, nel senso io ti conosco già da 3 anni e il tuo primo libro aveva una linea. Devo dire che con questo ho scoperto un tuo lato romantico, poetico e anche esoterico che mi ha veramente stupita. Sono quelle esperienze che tu fai che inevitabilmente ti portano a fare un passo in avanti. Diciamo che a differenza del primo romanzo Valerio, che è stata, tra virgolette, la mia prima esperienza letteraria, l'ho scritto in seconda persona, mentre questa è stata proprio un'esperienza scritta in prima persona. Quindi un qualcosa che è un po' la fantasia che ha sviluppato il suo percorso e come al solito tu sai che si cerca sempre di migliorarsi, dare sempre un po' più alla ricerca di noi stessi attraverso quello che si scrive. Quindi Allora, immaginiamo che ti sia un fermo un mondo particolare. attimo. Tu sei un uomo bellissimo, molto rude, e Grazie. la cosa interessante è che di questo libro mi hai fatto fare un po' pace col genere maschile, perché hai mostrato molto il fianco in questo libro, cioè hai mostrato molta delicatezza, hai parlato del tuo rapporto con l'amore, perché in questa è una storia d'amore, fra le altre cose che ci sono in questo romanzo ambientato sul lago Sì, di è Como. una storia d'amore. Esatto. E mi ha È una storia colpito. d'amore che vive. Non ho capito, perdonami, Mi intanto ha vai e vieni, quindi mi colpito. sono perso un attimo. Cioè, allora, mentre tu sei bravissimo a Ti ha scrivere di sesso, colpito? sì, tu scrivi benissimo di sesso. In questo libro, invece, tu sei stato molto Ah. delicato. Cioè, mi ha colpito Stasera hai perché. deciso di rovinare. Stasera hai deciso di rovinarmi, ho capito. Sì. Incominciamo, dai. Sì, ti seguo. Hai deciso di rovinarmi, dimmelo subito che già mi preparo, poi tu mi conosci ed è inutile che mi dici Gianni, però stai calmo, non provocare troppo. Mi provochi tu, allora parliamo, dai, avanti, dimmi, chiedi tutto Allora, quello che vuoi. Giovanni, innanzitutto, il tuo rapporto con le donne, prima domanda. Esatto, ottima Stasera hai risposta. deciso proprio di rovinarmi. Guarda, ti voglio dire una cosa, il rapporto Sì. con le donne è stato sempre un rapporto bellissimo, perché comunque le emozioni che sapete regalare voi donne Ah. è sempre un'emozione straordinaria. Sì. Certamente siete la gioia, ma siete anche i dolori, Ah. come tutti un po', voglio dire, ho avuto anch'io le mie disavventure, però ogni donna mi ha lasciato Sì. qualcosa, chi più da un punto di vista sessuale, chi più da un punto di vista del sonno, chi invece da un punto di vista più di cuore, più così, più profondo. È chiaro che il mondo della donna è un mondo troppo profondo che un uomo non capirà mai alla fine, perché la donna è complessa, la donna è un labirinto di emozioni, un labirinto di profumi che solo uomini di un certo livello possono arrivare poi a capirne la vera e propria essenza. Ho capito, ma senti Giovanni, invece il rapporto col sesso, Ah, cioè stasera facciamo. proprio mi vuoi proprio. Rapporto col sesso. Beh, il rapporto col sesso, io sono camaleontico, come la donna mi vuole, io sono. Cioè, chiaramente ci sono certe donne che hanno bisogno dell'uomo maschio, dell'uomo rude, dell'uomo potente, virile. E quindi lì mi trovano. C'è invece la donna che preferisco, che ha bisogno dell'uomo più dolce, l'uomo più romantico, l'uomo più che va un po' più verso la profondità dell'anima e non solo del fisico,
E lì sono le donne che effettivamente riescono ad assaporare meglio il gusto di un uomo. Purtroppo i Rocco Siffredi della situazione siano stati capaci tutti di farlo, ma Ah, chiaramente bene. una cosa che lascia palesemente un piacere, ma un piacere superficiale. Quindi Rocco lascia un piacere riesco superficiale? a... Non ti ho capito perché sei andata via, non Ho ti ho capito detto, perché sei Rocco andata non via. è che lascia proprio un piacere superficiale, Giovanni. No, parlo proprio del sesso, il sesso, quello duro, chiaramente un discorso, no, chiaramente Rocco Siffredi con quel ben di Dio che si ritrova tra le gambe, oddio, lascerà più di un piacere, sicuramente, però credo che anche lui preferisca più l'amore, quello vissuto con la moglie, l'amore fatto in un certo modo, anziché qualcosa di scenico. Ho capito, sei un romantico. Guarda, ti ho scoperto in un'altra veste. Io ti pensavo un uomo che faceva sesso a tre, a quattro. Cioè, chi più Sono ne esperienze che ho fatto anche quelle, ho fatto anche quelle, ma chiaramente trovarsi in effetti tra due donne imbizzarrite, assatanate, ti posso assicurare che non è un'esperienza proprio facile. Non è un'esperienza, devi essere, ma certo, tu prova ad immaginare due donne assatanate, ubriache, che ti saltano addosso e che fanno di te quello che vogliono. Se fisicamente non sei preparato, non reggi. Ma poi sai, il sesso a tre è sempre stato qualcosa che dobbiamo sfatare, perché ci sono gli imbecilli, gli acefoli, gli uomini che dicono: oh, facciamo sesso a tre. Ma Sì. guarda che fare un sesso con due donne non è una cosa facile, perché solitamente quando si è in tre, e probabilmente tu mi puoi insegnare qualcosa, ma non perché tu, sto dicendo che tu l'abbia fatto, ma chiaramente sentendo le storie, aver letto anche nel tuo ultimo libro Sì, qualcosa del genere. esatto. Chiaramente, se c'è una coalizione, c'è sempre una coppia che si coalizza. Tu Ah. prova ad immaginare un povero coglione che si trova in mezzo a una coalizione di due donne, che fine può fare? Fa una figura pessima, assolutamente. Quindi stasera io, che dovevo parlare di arte, mi trovo a parlare di sesso. Andiamo bene, andiamo benissimo. Guarda, è una cosa bellissima. Ascolta Giovanni, ma sei stato anche con qualche uomo? Assolutamente no. Con un uomo sì, però c'era un'altra donna. E chiaramente quest'altro povero malcapitato è caduto in mezzo alla coalizione di me e questa donna, e questo poveretto, insomma, è stato quasi escluso. Perché succede quello nel Ma sesso a tre? scusa, Molti posso non lo fare una sanno. domanda, maestro? Scusa, mi hanno Perché detto. maestro, scusa, cioè No, adesso perché sono dato che. io e... Una domandina. Allora, mi è stato detto, perché fra le varie interviste che ho fatto, mi hanno detto che due uomini su una donna fa più che due donne su un uomo. Mi confermi la teoria? Oppure c'è questo abbraccio a tre? Cioè la donna è talmente scossa che l'energia passa ai due uomini che stanno con lei in quel momento? O è una bufala atomica? Ma guarda, lì dipende tutto dall'individualità del soggetto. Può piacere a me, può piacere a un altro, un qualcuno. Lì parliamo di cose individuali, non è mai un valore assoluto. Chi ti ha detto una cosa del genere, chi è meglio o che è peggio, ti ha detto una grossa stronzata, perché l'individualità delle cose è soggettiva. Quindi invitalo qui in diretta con me, che gli parlo un attimo, gli faccio capire che deve ancora ciucciare dalla tetta della mamma del latte, e poi inizierà a parlare di sesso a un certo livello. Ho capito, ho Cosa capito. c'è? Perché mi guardi così, ti metti le mani in testa? Mi hai voluto invitare, lo sai come sono, quindi cerchiamo Fai d'essere. morire. No, vabbè, però torno a dirvi, e tornando sul libro, che devo dire, signori, leggetelo perché veramente merita. Giovanni qua mostra, torno a dirvi, un lato, a parte una cultura artistica che secondo me merita, ma poi hai creato questo personaggio che si chiama Leonardo, che fa del bene e il bene gli ritorna. E già questo, tu sai che io sono molto Sì, su questa linea. Ma poi esatto. sei stato molto delicato perché descrivi questa donna che tu hai un po' idealizzato, che lui rincorre in questo libro, per poi trovare in effetti una donna reale con cui poi avrà, insomma, una bellissima storia d'amore. Sì, la sorta di indicatore, però faccio giusto una precisazione, perché ci sono due cose che ci tengo a dire. La correzione editoriale della nostra cara amica Olga Gnecchi, che tu la conosci benissimo, che ha fatto una Grande. correzione editoriale
È una correzione perfetta. E poi comunque quel libro che hai davanti, se lo fai vedere bene, e sono due opere d'arte in una. In realtà la copertina è un prodotto di un tuo collega, di Gianni Schembari. La copertina non è nient'altro che un dipinto che misura 95 per 85, che presto avrò qua e quindi presenterò direttamente, dove Gianni Schembari ha voluto donare a questa mia opera dipingendo un quadro. Quindi quel dipinto, quella copertina in realtà è un vero e proprio dipinto che raffigura questa donna, lui l'ha chiamato, intitolato La donna del mistero, perché quindi c'è questo ombrello giallo che attraverso questa donna compare e scompare, e poi c'è la Torre del Vezzo, il lago di Como, perché questo romanzo è stato ambientato in quella cornice bellissima del lago di Como, dove ha visto tanti poeti, tanti pittori cimentarsi nelle proprie opere e trarne quindi ispirazione. Vedi il Manzoni, insomma, che ne ha fatto un capolavoro che abbiamo studiato tutti a scuola. E la tua donna ideale sembra una pittrice, da quello che scrivi nel libro. Ma guarda, essendo un amante dell'arte, Sì. chiaramente non si può avere tutto dalla vita. Io sto insieme ad una compagna che è meravigliosa, anche lei è Vero. un'artista, tu lo sai, ci hai parlato, quindi una donna meravigliosa che opera nel settore olistico, che in questo momento è fermo, e non dico altro perché te l'ho promesso. Grazie. Quindi c'è l'ideale, c'è, no, non c'è mai un ideale. Io poi nella vita, c'è un conto è l'ideale letterario, no? Quindi l'immaginazione letteraria, tu lo sai benissimo, quando noi scriviamo un romanzo, dove andiamo a finire con la testa? Quindi andiamo in quei posti, in quei luoghi dove si diviene irraggiungibili, dove comunque stiamo bene. Infatti, da questo romanzo ho fatto fatica a staccarmi, perché stavo così bene in quella dimensione che poi tornare alla vita terrena, questa vita terrena, un po' facevo fatica, perché a me succede questo, quindi ci ho messo veramente un animo, un cuore in tutte le Si espressioni. vede, si è visto, è Diciamo che vero. rispetto al primo romanzo c'è questo Leonardo che è il contrario di Valerio, in effetti, perché Valerio era molto rude, Sì. molto fisico e reattivo. Leonardo invece è una persona più riflessiva, un uomo più riflessivo. Adesso quanto ci sia di Valerio in me o quanto ci sia di Leonardo in me, alla fine trombano tutte e due, perché comunque c'è qualche scena dove comunque sia uno che l'altro se la gode la vita, già che a te piace questo aspetto maschile. Però è chiaro che questo è un libro che possono leggere anche i bambini, anzi, i ragazzini devono leggerlo, perché proprio insegna a lasciare andare tutto un vecchio che è un dolore, anche se comunque stai bene, tutto quel circondarsi di tante cose inutili portano poi comunque a un disagio personale. No, c'è un Invece. passaggio bellissimo che ci tengo a sottolineare. Tu hai fatto anche una cosa storica, cioè sembravi andare in una vita precedente, proprio nel libro è scritto molto bene, e tornavi alla realtà. Infatti, facevi dei passaggi molto belli, devo dire la verità, e non ti sei perso, anzi, quindi era come se tu rivivevi un amore karmico del passato e lo ritraslavi nel presente, quella famosa ragazza con l'ombrello giallo, no? Beh sì, lei chiaramente, guarda, ti dico una cosa, perché io sono sempre stato un po' attratto un po' da qualcosa che è un po' misterioso, no? Di un qualcosa che c'è e poi scompare, perché comunque sarà parte adesso di un qualcosa, di una reincarnazione. Adesso non lo so io, perché lo sai che non approfondisco quello che poi alla fine può far male anche sapere. Riesco comunque attraverso questa donna a identificarmi, perché a me piace una donna che dipinge, quindi questa donna poi mi porta in un passaggio del romanzo, in un posto dove comunque c'è tanta gente allegra, in un'altra stanza c'è tanta gente triste, racchiusa nelle loro paure, nei propri tabù o nel loro vizio, perché anche apparentemente un qualcosa che è bello può rappresentare un vizio, quindi si è incastrato lì dentro una persona anziana, ben vestita, che guarda una ballerina che non ce la fa più a ballare, lui godeva di vedere la sofferenza. Quindi questa stanza del vizio, che comunque poi la rappresentazione del problema dell'essere umano, mentre invece quando vai in un'altra stanza, dove c'è comunque, ci sono delle finestre che ognuna delle quali poi raffigurava un paesaggio diverso, gli dice: questo è quello che vede un artista. Attraverso una finestra l'artista vede quello che vuole e quindi dipinge. Quindi è come quando
Io sono davanti in questo momento a una parete dove, questa tra l'altro è la stanza dove già sto iniziando a scrivere il mio nuovo romanzo, in realtà Ottimo. ho una parete bianca. Ho una parete bianca, però attraverso l'immaginazione vado molto oltre. Stessa cosa fai tu e fanno tutti poi gli artisti che insomma si cimentano Senti, nella hai fatto riserva. una cosa bellissima. C'è quell'altra storia d'amore all'interno del libro dove i due signori molto anziani riescono a ritrovarsi dopo un amore vissuto in gioventù e diviso dagli eventi, da una famiglia che non ci credeva, e tu riesci a ricongiungere, cioè Leonardo nel libro li ricongiunge, no? Sì. Mi è piaciuto molto perché so che tu con le ingiustizie è una cosa che proprio ti fa proprio riverberare dentro male. Quindi nel libro Beh, sei sì, in effetti. stato. Sì, lì c'è questo amore che si ricongiunge, ma questa è anche un po' una speranza perché tutte quelle persone che magari in passato hanno incontrato un amore, hanno vissuto in amore e dopo per motivi, soprattutto poi tanti anni fa, parlo. Dove comunque c'erano ancora le famiglie che comandavano, dove c'era un tessuto sociale completamente diverso. Quindi Michel Daguerre e Louis Martel, che poi i luoghi io li ho visti realmente, Sì, si quindi capisce. conosco bene il posto. È stato anche un andare a cercare anche la vecchietta che dà poi, che incontra nel bar lì in Rue Charmat e trova questa vecchietta che si ricorda. Quindi anche questa cosa è stato proprio, io immaginavo mentre scrivevo, io avevo davanti a me la sedia, la vecchietta e quindi è stato un bello scrivere, ecco perché faccio fatica ancora a staccarmene. Posso Tu dire una immagina una cosa. cosa? Il fatto che tu ti sei innamorato nel periodo in cui tu stavi scrivendo questo libro, ti posso garantire che si sente. Cioè, Sì, quando sì. noi diciamo che la nostra vita, cioè, reale, come poi trasmutata come scrittori, si sente proprio tantissimo. Cioè, cosa stavi vivendo, come hai vissuto, il cambio che hai fatto da Valerio a questo, secondo me c'è un abisso, perché sei proprio E cambiato l'altra tu. parte, sì, in realtà sono lati d'artista che sto scoprendo, Leonora, Sì. capisci? Perché non è facile, perché se dovessi scrivere tutto quello che mi passa per la testa, non mi leggerebbe sicuramente più nessuno. Ecco. Non che mi adegui alla parte commerciale e scrivo quello che la gente vuole che io scriva, ma per l'amor di Dio no, io non ho mai paura di scrivere un romanzo. E temo che nessuno non lo compri, non mi interessa, lo faccio perché a me piace farlo come piace farlo a te. Poi parlo di una scrittrice che ha scritto 6 romanzi, quindi tu meglio di me puoi dirmi ed insegnarmi quello che è giusto o quello che non è giusto. Quindi questo è Non il credo, punto. però allora Giovanni, detto questo, ho scoperto che tu credi nell'amore ed era una cosa che non ero convinta che tu ci credessi. Invece questo libro lo testimonia e mi fa ben sperare, insomma, cioè tu potresti avere tutte le donne che vuoi, secondo me. Invece col La fatto che miseria, dai, sì, meglio di no. dai. Ormai sono un vecchietto, 50 anni quasi, non è che sono più un Rocco Siffredi, quindi sono molto tranquillo, voglio dire, sì, conduco una vita serena, un attimo che bevo. Prego. No, quindi dicevo, col fatto che hai messo la testa a posto e che ti vedo sereno, e questo fluisce anche nei tuoi libri, mi dà ben speranza, cioè nel senso, quando si trova la persona giusta, a parte che i talenti secondo me decuplicano e si incanalano, ma In poi. realtà la persona giusta non esiste, se proprio vuoi che ti esprima un pensiero filosofico, in realtà la persona giusta non esiste, secondo me. Molto Sei bene. tu che devi essere giusto con te stesso e limitare al massimo i danni che puoi procurare. È chiaro che quando si raggiunge una maturità, un'età, parlo per me e non è un valore assoluto quello che dico, ma è una mia filosofia e quindi non me ne frega assolutamente un cazzo di quello che potrebbe pensare un altro. Figurati. Io ritengo che in realtà la persona giusta non esiste, perché se crediamo che la felicità ce la porti una persona che riteniamo giusta, già commettiamo, secondo me, attenzione, non è un valore assoluto, e già commettiamo un errore. Bisogna scavare dentro se stessi, andare a capire quelle, e trovare soprattutto quelle che sono le chiavi che portano poi a un benessere personale. È chiaro che se io sto bene,
faccio stare bene anche gli altri e se stanno bene gli altri con me si comporteranno bene. Ecco le persone giuste, le persone che con noi si comportano bene, anche una donna, è chiaro. Però se io dentro dei malesseri e tratto di merda una donna, è chiaro che questa donna non sarà mai la donna giusta, mi manderà a cagare dopo niente, un mese, 2 mesi. Quante storie abbiamo vissuto così? Parlo per me, so che tu sei sposata con un uomo, anzi, giustissimo, che saluto, un saluto a tuo marito. Però quindi, secondo me, non è proprio vera la teoria della persona giusta, ma questo, ripeto, è il mio pensiero in base a quelle che sono le mie esperienze. Bisogna essere giusti per se stessi e se siamo giusti noi saranno giusti anche gli altri. Ecco perché poi troviamo la persona giusta, ma in realtà ci possono essere delle affinità, sicuramente, ma la Devo cosa giusta dire, sono faccio una io. confidenza al pubblico, devo dire che i confronti con te in chiave privata sono sempre molto illuminanti perché sei un ottimo psicologo e sei un fine scavatore e come dire, sai scremare una marea di baggianate, cioè nel senso, quindi sai recuperare le persone per i capelli e devo dire dandogli Ma le guarda, giuste legnate nei denti al posto giusto, al momento giusto. ma sì, perché poi alla fine cosa ci abbiamo da scoprire da questa vita? Io ormai ho visto tutto, ho fatto tante di quelle stronzate nella mia vita che poi alla fine cosa ti sei portato a casa? Un bagaglio di esperienze che magari vorresti dimenticare. E allora sai benissimo che devi stare al tuo posto, maturare, anche perché ho una figlia meravigliosa che compie 17 anni. Che cazzo di esempio sarei nei confronti di mia figlia? Un brutto esempio. Non vorrei mai che mia figlia incontrasse un ragazzo come me, come ero io allora. Sarebbe un disastro. Quindi il migliore insegnamento che ho dato a mia figlia è quando mi ha detto, papà, che cos'è l'amore? Ma secondo te, io gli ho detto, papà, l'amore è tutto quello che non è tuo padre. Quindi impara già da questo tutto quello che non è mai stato tuo padre, perché l'amore è quando un uomo è presente. Io, papà, da quando poi mi sono separato con la madre, ho commesso degli errori, là li paghi poi gli errori, e sono tante cose, Leonore, che potrei dire, però non so se adesso, insomma, non è per andare sul personale, Posso ma sai farti una come ho fatto una domanda? vita. Ma quando tua figlia porterà a casa il fidanzato, cioè tu gli Ma fai la già ce maledizione, l'ha, già ce ma l'ha. cioè, l'hai trattato bene o... Assolutamente sì, l'ho trattato benissimo. No, 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 non c'entra. Guarda, sono ragazzi, il bello dell'amore, cioè secondo me l'amore vero sono quelle prime cotte che non te le dimentichi, quindi cosa vuoi fare? Magari quando litigano, che lei poi toglie la foto da WhatsApp, quindi capisco chi ha litigato, allora lì sono lì che me la rido un po', però cosa vuoi fare? Falli vivere, sbaglieranno, staranno insieme, non saranno insieme, ma chi se ne frega? Noi ne abbiamo fatto, devono ancora passare l'amarezza della vita, quindi Non se ci questa è. credo, se qualcuno tocca tua figlia, tu già lo vedo col No, se critico. qualcuno tocca mia figlia che gli fa del male, povero lui, secondo me deve trovare un pianeta sperduto nell'universo per andarsi a nascondere e non so se ribasti. Ecco, tutto qua. Mia Esatto. figlia chi la tocca? È meglio che si fa caracchini da solo. Esatto, bene. Detto questo, caro Giovanni, cosa vogliamo dire come ultimo messaggio a tutte le donne che ci hanno seguite? Ti posso garantire, sono tantissime. Infatti, dovrei salutare una pacaterba di signore, ce n'è una Ma guarda, infinità. io credo che in questo momento quello di cui si ha bisogno realmente, non vado nei particolari perché te l'ho promesso, però Sì, in questo grazie. momento quello che manca è proprio l'amore, la visione dell'amore. Stiamo vivendo un momento dove siamo talmente piccoli, proprio come dice la nostra collega Anna Maria Bellis, la De Bellis, la pittrice, scrittrice, una donna straordinaria che Sì. veramente crede tanto e anzi vorrei che la intervistassi, che siamo talmente piccoli, perché diveniamo piccoli perché non riusciamo ad usare la nostra logica e quindi ci troviamo un po' smarriti in questo momento in un mare di merda, quasi sembra che non riusciamo ad uscirne. E quindi attraverso un mio romanzo che ho scritto in piena crisi, attraverso questo romanzo è un po' anche un modo per uscire fuori da determinati contesti e portare la mente
traghettare il pensiero altrove ed è proprio questo che serve, c'è proprio una carenza in questo momento, le donne proprio non si sentono neanche più al sicuro, perché le persone a me, tantissime donne mi scrivono e mi dicono le cose, non si sentono più al sicuro perché hanno dei mariti talmente rincoglioniti che purtroppo non hanno saputo infondere quella sicurezza ad una donna. La donna ha sempre bisogno di essere coccolata, rassicurata, vissuta. E quindi laddove non trovate un uomo capace di esserlo nei momenti critici, ecco, quello non è l'uomo giusto per voi. Quindi è meglio cercare altrove e non rimanere imprigionati nella storia della famiglia, perché quella è una stronzata, perché in una famiglia dove si vive male, ecco, quella non è una famiglia. Se tu vivi male in un contesto, allora è giusto che ti venga data un'altra possibilità, perché molte volte in determinate cose non è la vita che ti dà una possibilità, sei tu che te la devi dare. E quindi alle donne che vivono male in dei contesti tristi, cupi, un bel calcio in culo penso che farebbe bene a tutti. Eccolo lì, ti aspettavo Giovanni, guarda, ero lì che dicevo, strano che... Eccolo, ora ti riconosco molto bene. Detto questo, signore, cercatelo, è su Facebook, nostro Giovanni Antonio Michi, comprate i suoi libri, Valerio e il Girone dell'Amore, devo dire... E poi io aspetto il terzo a questo punto. Dammi il tempo di finirlo, poi lo Esatto, fra passeremo a l'altro Tonga e oggi poi. ti dirò di più, sai che noi ti aspettiamo a San Giorgio per la tua prossima presentazione, appena ci liberano tu vieni qua e Assolutamente, non appena avremo la presenti il tuo possibilità, perché libro. adesso concedimelo di dirlo, qualche testa di cazzo al governo non ci permette di presentare i libri e quindi siamo costretti a rimanere così. Questa fammela dire perché riguarda anche te, purtroppo. Ormai siamo secondari, noi siamo persone che curiamo anima, spirito e corpo, tutte quelle attività bellissime chiuse così è un disastro e non dico altro. Grazie Sennò poi Giovanni. Esatto, ti chiudono il canale. grazie. Quindi è stato bellissimo. Salutiamo tutte le partecipanti, ti garantisco sono tantissime. Quindi Giovanni, sempre nei Grazie. nostri cuori, ti abbraccio, ringrazio tutti quanti e ti mando un bacione enorme. Alla prossima. Grazie Giovanni, Grazie, eh. un abbraccio, grazie a Ciao. voi, ciao.